È di grande amarezza e nello stesso tempo di grande stimolo vivere in un paese di bassa cultura, paese in quanto Italia e paese in quanto quel piccolo comune che era il nostro paese di origine e che ora è ancora un piccolo comune, ma che di comune ha solo un territorio maltrattato da ignoranza e inciviltà. L'ignoranza è anche quando non si alza la testa dal proprio orticello e inciviltà è anche quando si rimane nel basso fondo di una sopravvivenza sul piano carnale. Quanto vorremmo poter chiarire meglio il nostro pensiero e farci capire quando parliamo di vivere e di vegetare in quella differenza che c'è tra vita e non vita. Paradossalmente si vive non vivendo, ci si accontenta del minimo necessario per dare alla propria esistenza quella parvenza di gioia, tanto effimera quanto un breve raggio di sole che compare tra un temporale e l'altro. Piccola gente che vive vegetando, come se tutto consistesse racimolando qualche cosa di fuggevole, tanto fuggevole che è già fuggito. Povera piccola gente, misero piccolo paese dove ci si immerge in un profumo di verde solo per farsi sentire amanti della natura. Povero parco dove ci si rifugia solo per sgranchirsi un po' le gambe, stanche del troppo vegetare, dove la stupidità annebbia il cervello facendo credere che basti essere in paradiso naturale per sentirsi più umani. Stupidità della piccola gente e stupidità di un parco da cui qualcuno sa trarre qualche beneficio pro domo sua, mentre gli altri se ne approfittano per gustare qualche attimo di silenzio, tenendo però dentro una ridda di rumori assordanti. Per noi tutto è parco. Quando ci si rifugia all'interno del proprio essere, è lì si può gustare qualche bellezza divina. Non crediamo che siano tanti i brianzoli che vivono vivendo. Tutti o quasi sembrano vivere vegetando. E purtroppo questa è la realtà. E poi ci si lamenta di tutto, quando il tutto come bene è in noi. Ma si preferisce gustarsi una sigaretta o un altro piacere effimero camminando a vuoto nel parco. Che dire allora dei paesi città dove l'erba la vedi solo nelle aiuole come spartitraffico di un nervoso andare per lavoro o altro, o al massimo nei giardinetti, luogo preferito dalla malavita? L'intelligenza non ha luoghi obbligati, è là dove il cielo non è coperto dalla stupidità umana. E la stupidità umana è là dove nei piccoli paesi si vive sopravvivendo. La piccola gente abita nei nostri piccoli paesi, mentre nelle città l'intelligenza ha maggiori possibilità di riemergere. E la piccola gente ha il potere col suo menefreghismo di far tacere l'intelligenza o quella presenza, in realtà ridotta, di qualche spirito libero che vorrebbe diradare la nebbia della stupidità. E così si vive alla giornata vegetando fino alla morte, una eutanasia che dura dalla nascita. Si nasce brianzoli, si sopravvive da brianzoli e si muore da imbecilli. Non si può fare nulla,
per immettere un po' di intelligenza in questi nostri piccoli paesi di piccola gente? Forse basterebbe poco, ma non lo si fa. Occorre dare voce a qualche spirito libero, sommerso dalla stupidità della piccola gente e dal silenzio colpevole di chi ha responsabilità civili e religiose. In un modo o nell'altro, tutti preferiscono vivere vegetando. E non basta un po' di buonismo o di volontarismo per dare un po' di intelligenza alla piccola gente del proprio paese. Come non basta un po' di pragmatismo politico o religioso per dare più vita alla propria comunità. Ci vuole ben altro che un po', tanto più che il buonismo o il volontarismo o il pragmatismo politico o religioso servono solo a coprire un vuoto d'essere che rimane fino a che non si cambia rotta. Ma ciò significa portare la piccola gente fuori dal suo orticello demenziale. Ma perché si apra a un mondo di grandezza d'animo, la piccola gente dovrà fare un salto di qualità non indifferente, che attualmente appare quasi impossibile, ma a Dio nulla è impossibile. E perché l'impossibile umano si trasformi nel possibile divino, non rimane che la conversione radicale, in vista della nobiltà d'animo, quella del nostro spirito che nello spirito divino trova lo spazio per elevarsi al di sopra di una carnalità alienata e alienante. Parliamo pure di uomo giusto, di uomo onesto, ma la giustizia e l'onestà, perché diventino nobiltà, devono affondare le loro radici nel profondo dell'essere umano. Al di fuori della conversione radicale, dall'esterno carnale all'interno spirituale, non esiste altra via per essere nobili nell'animo. Sì, tutto è possibile a Dio, ma è possibile solo se rientriamo in quel pozzo, dove più scendiamo, più riscopriamo la nostra grandezza nel mistero divino. Sembrerà un sogno. La piccola gente scomparirà per lasciare il posto alla gente dall'animo grande. I nostri piccoli paesi diventeranno luoghi dove il bene comune sarà il bene del singolo cittadino che tende verso l'uno. L'uno come singolo, l'uno come paese, l'uno come nazione, l'uno come cosmo, uno nell'uno divino. Cade così ogni frammentazione, ogni molteplicità, ogni individualità, ogni egoismo, opera di quell'ego che i grandi mistici medievali chiamavano amor sui, amore di se stesso, appropriazione di tutto ciò che sa di carnalità. Allora, saremo tutti figli di Dio, quindi fratelli della stessa famiglia umana, iniziando dai paesi dove abitiamo, non più di piccola gente, ma di gente dall'animo grande.